Smartphone puntati all'insù, in largo Aldo Moro per la ruota panoramica che già alimenta il richiamo nel giorno del debutto. A trazione alta 24 metri, con 18 cabine da 6 posti ciascuna e 8.000 punti luce a LED, resterà attiva fino al 12 gennaio prossimo. La trazione, in accordo con un imprenditore modenese, ha un costo gratuito per il comune e offrirà la possibilità a tutti i cittadini e visitatori nel periodo natalizio di osservare la città da un altro punto di vista. Ci teniamo tanto, insomma la cosa sembra riuscita bene, la piazza è bella. La gente è entusiasta, speriamo bene, dai. Gli orari sono dalle 16 alle 20 nei giorni feriali, giorni festivi l'orario cambia sicuramente anche al mattino, giorni festivi anche Natale, quei giorni lì sicuramente anche al mattino. Diversi cittadini presenti durante la giornata inaugurale, curiosi di salire all'interno per il primo giro. Tentate di salire sulla ruota. Sì, per lei. A vederla così com'è? Bella, bella, molto. Ti piace? Questo giro della ruota com'è stato? Positiva, molto direi. Il bambino si è divertito tantissimo, quindi a questo punto va bene. Positiva, quindi la trazione. Sì, positiva per piccoli e grandi a questo punto. Molto bella, molto molto. Preferisco infatti la ruota che la torre. Divertente, divertente, molto bello. I bambini si sono divertiti molto. Ci torneremo, vero? Di giorno magari, così facciamo un'altra esperienza. Panorama invece? Beh, però la sera non è che si riesce a vedere molto, probabilmente di giorno è bello, poi comunque una bella attività. Ti è piaciuto? Sì, molto, moltissimo. La ruota panoramica va a completare le diverse attrattive offerte per il Natale, allungando la passeggiata fino a Piazza del Popolo, arricchendo sempre più, secondo Ricci, l'offerta turistica della città. Noi vogliamo sempre più una città vivace, Pesaro è cambiata molto negli ultimi anni, molto più attrattiva, tanta più gente che viene a bere, a mangiare, a comprare, a farci il giro in vacanza. E per fare questo non dobbiamo perdere il passo, dobbiamo fare una cosa dietro l'altra, ogni anno provare a innescare qualche novità. Per quanto riguarda la ruota, via Largo Aldo Moro, verrà cambiata anche la viabilità? No, la viabilità rimane la stessa, semplicemente viene ristretta la carreggiata a una corsia invece che due, però era già a senso unico, quindi non cambia granché. Adesso stiamo cercando di capire come recuperare qualche posto auto per diciamo le fermate di emergenza, però insomma grandi problemi credo che non li crei. Io avrei preferito Piazza Matteotti, ma la sovrintendenza ci ha dato un parere negativo, quindi abbiamo dirottato qua, però alla fine mi pare che funzioni uguale.